Davanzone. Precisamente io e un'altra compagna eravamo sul pullman perché stasera avremmo dovuto partecipare ad un'assemblea pubblica a cui eravamo state invitate per parlare del contributo che danno le donne Notav al movimento, e invece siamo stati fermati e poi tre di noi, appunto noi tre trattenuti, ci hanno poi fatto una specie di foglio di via che dura soltanto durante lo svolgimento di queste iniziative contro l'alta velocità a Lyon, e siamo stati insomma fermati, poi siamo stati portati perquisiti fuori, io sono stata perquisita da una poliziotta francese, una perquisizione fisica, poi tutta la nostra roba aperta a quel poco che arrivavo, perché non dovevamo stare tanto, e comunque è stato tutto aperto e riposto sul marciapiede, al freddo c'era la neve lì al confine, e poi noi tre siamo stati portati dentro, dove a un certo punto non ci hanno neanche più lasciato telefonare o rispondere alle telefonate, specialmente lui che aveva il telefono che suonava più spesso, a un certo punto un poliziotto francese senza parlare gliel'ha preso, gli ha tolto la batteria e l'ha messo in un cestino, e quindi non abbiamo più potuto comunicare con l'esterno, e dentro poi ci hanno identificati con questa macchina nuova digitale che ho scoperto per l'occasione per le impronte digitali, e anche ci hanno misurato l'altezza e fatto le foto in varie posizioni. Pressione, no? Poi ci hanno naturalmente fatto vedere questi fogli che abbiamo firmato per poter uscire, e poi siamo stati rimessi sul pullman insieme agli altri e scortati fino al confine, dove ci hanno dato poi in consegna i fogli e i documenti nostri che avevano trattenuto. E questi un po' i fatti. Sono passate 5 ore. Sono passate 5 ore perché noi siamo partiti alle 7:20 da Bussoleno e già alle 8:20 eravamo fermi, e quindi sono passate direi 2 ore abbondanti lì senza capire che cosa facevamo, che cosa ci poteva succedere. Poi arrivavano voci che c'erano 3 persone di noi che all'inizio non avevano detto quali fossero, insomma che c'erano dei problemi su queste persone, che loro non ne potevano nulla, ma che veniva tutto quanto deciso da Torino, cioè dovevano essere gli italiani a dare spiegazioni, e poi invece sono venute fuori chi erano queste 3 persone, siamo stati scortati, accompagnati fino al commissariato a Modane, e lì è successo quello che ho raccontato prima. Niente, io ero l'organizzatore, diciamo, del gruppo che si doveva andare a Lyon per questa conferenza. Veramente qualche francese della conferenza mi aveva consigliato di dire che non andavamo a Lyon e che andavamo a Aix-les-Bains, io non mi sembrava, anzi probabilmente sarebbe stato più grave poi se... Non mi sembrava, dato che era con la coscienza a posto, non mi sembrava che ci fosse, perché dovevamo dire un falso. Quando ci hanno fermato, però ho capito che hanno dimenticato un poliziotto, subito aveva visto Bussoleno, sto pulmino che è, e quindi subito ci hanno fermato, dove andate? Io ho detto andiamo a Lyon alla conferenza. Come ho detto quello, via subito ci hanno messo da parte, ci hanno... bloccati, documenti decisi, subito si è partito un po' e siamo rimasti un attimo, dice, ma cercavamo di spiegare, guardate che state prendendo una cantonata qui, io ho spiegato, qui l'età media è di 60 anni qua dentro, cioè non siamo, sarà poco, non vi preoccupate, controllo solo, aspetta, io andavo sempre a chiedere, guardate che c'è anche un signore che c'era Topolette di 86 anni, a freddo adesso lì dopo 2 ore, insomma io continuavo a dire abbiamo freddo, non ci date qualcosa di caldo, portateci in un locale più caldo perché non funzionava tanto bene manco il riscaldamento. E loro hanno detto come per fare le manifestazioni non avete freddo e per stare lì dentro avete freddo. Sì. E allora io proprio riferito al signore di 86 anni. Ha detto non aveva poi che da starsene a casa, insomma.
Io ho detto, ma come fare? Noi non siamo andati alla manifestazione, è un convegno, quindi andavamo al caldo, non è? E non vedo le motivazioni, dateci almeno una motivazione, no, no, aspettate poi, io penso ancora una mezz'ora, io penso ancora, continuavano ad andare a protestare. A un certo punto un comandante, io andavo a chiedere, dice, ma guarda che adesso sono già diverso tempo che stiamo qui, abbiamo freddo, abbiamo sete, e ha detto no, c'è un problema per tre persone. E io subito, sentendomi al sicuro, ho detto vabbè, facciamo scendere queste tre persone così. Ha detto non si può, non si può. Però è logica che se non poi perché la prendevo ancora abbastanza tranquillo, non pensavo assolutamente di scusare o no. Poi improvvisamente, dopo un bel po', salite tutti su, ci avevamo aspettato uno che stava a fare la pipì, è successo dove sembrava che questo fosse scappato, non lo potevo, dove io sono sceso da capo e ho chiesto al comandante qual era il problema. Il problema ha detto te lo diciamo adesso in casella, vieni con noi che te lo diciamo, in modo, e poi rideva con gli altri, proprio in modo strafottente, in modo arrogante. Come siamo arrivati a Modane? Alla stazione, che io conosco benissimo perché ci ho lavorato 25 anni, conosco anche dove la gendarmeria è a fianco. C'era il segretario, c'è il nome di un europarlamentare, dice io sono... Cosa sta succedendo? Mentre io rispondevo col messaggio, un poliziotto le dice, tu chiudi, me l'ha chiuso. Ah boh, e questo dopo un po', quando ho potuto leggere, dice che ha visto che è chiuso, non vogliono, risponde, cazzo, proprio lui dice, che succede? Non potevo naturalmente rispondere. Poi uno per uno dice, scendete uno alla volta. Prima hanno perquisito il Puma per bene, io non avevo niente, mi hanno perquisito dappertutto. A un certo punto, dopo che ci hanno perquisito tutti, e sempre dice, ma qui ci sembrava un po' allucinante, no? C'era chi rideva anche, ma questo, ma vi rendete conto che ci siamo, qua siamo tutti vecchi. A un certo punto hanno fatto il nome mio, di Erme, di Brandward, di Daniel, e dice, voi tre subito dentro. Ho detto, posso andare a prendere un caffè stamattina che non prendo, c'ho freddo, ma subito di brutto dentro. Siamo andati dentro, vi sedete lì, lei come si alzava gli dicevano di sedersi, nel frattempo il mio telefonino, ma io non rispondevo, perché mi hanno detto no, tu non devi rispondere, ho detto guardo solo almeno chi è, se mia moglie, allora questo qui era uno che parlava, e gli ho detto quello, ha fatto un po' così, vabbè guarda, ma non è, l'altro invece è venuto, me l'ha scippato, sembrava che volesse buttare per terra, ha aperto e lei diceva no, 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 ferma, non rompere. Ha tirato via la batteria e l'ha buttata in quella cassetta di oggetti, e sono rimasto così allucinando, cioè non mi aspettavo una cosa così, poi io faccio spiegazione, scusate un po', ma io nella mia vita non ho preso manco una multa per divieto di sosta, sono un ferroviere di garante doganale, ho fatto 25 anni a Modane, cioè sono andato in pensione, non ho mai fatto nulla, come fate ad accusarmi di qualcosa? Ah sì, diciamo, ma l'Italia. Poi quando mi hanno detto vieni un po' tu che non avevi mai nessun reato, adesso gli facciamo leggere noi tutti i reati che ha fatto. Oh, ho detto, questo hanno sbagliato persone, senz'altro. Vado dentro e vedo il mio nome, il cognome, quei dati lì. E lì c'erano quei reati che li guardavo, una macchina incendiata, ho detto, ma io non manco mai visto una cosa del genere. Cioè, ormai ti consideravano così, eri etichettato per loro, quindi anzi mi ha detto tu racconti il falso che non ha mai preso, c'hai una fedina penale lunga così. E ho detto ma guarda che vi sbagliate, non sono io questo. E nel frattempo poi comunque prima mi sento prendere il numero delle scarpe. Altezza, quanto ero? Ho detto 1,66, ma io ero 1,68, ma avete abbassato il e dice sì sì non parlo spiritoso, ma poi fai la foto di così, guarda me, le varie cose, tutte le impronte, tutto mi sembrava di essere
Sai quando ti trovi in una situazione che tu non pensi mai di poter cadere e non sai cosa dire? Cercavo di spiegare, dico, ma a parte che in Val di Susa a me dite che sono un delinquente, ma neppure votato da consigliere. No? Allora, in Italia allora è proprio... No, io a questo proposito volevo dire questa cosa, che perché ho già anche sentito che qualche giornale ci ha già definiti tre pregiudicati. Allora io penso che se anche fossimo dei pregiudicati e se il pregiudizio è sul fatto che siamo dei militanti notabili, che abbiamo fatto dei reati legati a questa cosa, personalmente non può che farmi onore, però qualsiasi pregiudicato penso che possa avere il diritto di lasciare il proprio paese, attraversare gli stati e andare a fare una conferenza. Cioè, secondo me qui non c'è bisogno di dire che non siamo pregiudicati, siamo pregiudicati, se pregiudicato vuol dire fare la lotta contro questa linea che non vogliamo e quindi di conseguenza prenderci quello che significa questo, diventiamo dei pregiudicati. Però anche i pregiudicati, fino a prova contraria, devono essere liberi di spostarsi e di andare a fare una conferenza. Quindi io lo trovo gravissimo questo fatto che siamo stati sbattuti per strada, al freddo, perquisiti manualmente, le nostre cose sono state, se volete una nota di colore posso dire che un piccolo posacenere di plastica fatto dal comune di Avigliana che mi ha regalato Renata con su scritto se proprio non riesce a smettere almeno non sporcare, un piccolo posacenere portatile è stato perquisito con molta solenzia perché non capivano cosa fosse, poi quando la poliziotta ha visto che era addirittura un oggetto che serviva a mantenere l'ambiente pulito mi ha guardata quasi stupita. E questo comunque a me ha fatto molto piacere perché abbiamo dimostrato di non essere così... Ma se voi non siete pregiudicati e qualcuno ha scritto pregiudicato, mi sembra piuttosto grave il fatto e ne può rispondere in qualche sede, se così è stato, non lo so se è stato scritto, sul sito della Repubblica. Sì. Ecco, ma, scusate una domanda, ma voi siete pregiudicati o no? Perché? Io fino a mezzogiorno, non avevo assolutamente, ripeto, non ho mai preso neanche una multa per divieto di sosta. Ho saputo a mezzogiorno e a Modan che ho fatto questo tipo di a organizzare, c'è una delle accuse che organizzo anche il pullman per la manifestazione, dove, cioè, se questo è, io gli ho chiesto, ma è un reato fare questo? No, ma comunque ti viene contestato. Quindi siete incensurati? Assolutamente. No, io probabilmente sono non incensurata, perché ho dei precedenti che riguardano sempre... Precedenti vuol dire che uno è stato condannato in tribunale? No, però io ho dei precedenti che riguardano la mia partecipazione a queste lotte contro l'alta velocità e anche delle lotte pregresse che facevo con la vita autorità. E quindi la mia, il mio pregiudizio si diceva questo, che rivedi... C'è una cosa molto grave che bisogna mettere a punto, voglio dire, questo è quello che è successo oggi, è un esempio di quello che vuol dire uno Stato o un'Europa di polizia. Cioè, voglio dire, tre persone che non sono neanche indagate o sotto processo per le cose, però vengono fermate perché ci sono delle veline della questura. E qua va detto una cosa. Questa mattina i nostri avvocati hanno telefonato ai carabinieri, alla polizia, a Petronzi, eccetera. Io ho parlato col capo di gabinetto della questura perché avevo il numero perché quando abbiamo organizzato la manifestazione del rientro di Luca in Clarea ero andato lì, quindi, e tutti dicevano no, noi non sappiamo niente, non è roba nostra, eccetera. Però la roba che hanno scritto nei verbali a loro sono veline della questura, quindi un'Europa che fermi delle persone non perché sono condannate o in fase di giudizio, ma soltanto per delle veline della questura. E voglio fare un esempio, perché sennò qua rischiamo di riderci sopra perché è anche ridicola la cosa, ma a Daniel hanno scritto che ha fatto trasporto di armi. C'è scritto di sopra. C'è scritto qua. Ecco, perché 5-6 anni fa, ai tempi di Renaus, lui lavorava per la IB, eccetera, aveva sul furgone o sul campo, non so dove era, un'ascia, gli classici attrezzi che porta la gente che fa disboscamento, cose del genere. I carabinieri avevano fatto una mezza denuncia, non so come chiamarla, e questa roba qua
la questura la trasferisce in, alla prefettura francese come trasporto di armi. Ecco, e quindi uno Stato, un'Europa che consideri queste cose qua, tra parentesi, su sta roba qua non c'è stato neanche una denuncia. O almeno che a lui risulti, perché magari cioè, se vogliamo, l'unico che ha dei procedimenti in corso sono io, solo che sono efficienti come i nostri carabinieri. Io non gli ho dato i documenti, non se ne sono accorti. Era in bagno, fuori a fumare, non so, ma mica sono io. Eravamo in 15 sul pullman e 4 di noi non hanno dato i documenti, non se ne sono neanche accorti, e quindi non hanno fatto neanche poi quello che dico, se uno non è latitante ha il diritto di poter espatriare, cioè al di là di quello che uno può aver fatto, se uno non è latitante, quindi è ricercato in Italia, si litiga, ecco la pericolosità. Però il fatto che la pericolosità degli atteggiamenti di una persona siano neanche comprovati da un atto giudiziario, cioè, ma soltanto dalle veline della questura. È una cosa gravissima, che dovrebbe inquietare tutti i cittadini. Comunque arriva la giornalista, dovrebbero evidenziare. Posso aggiungere una cosa? Interrogato un poliziotto su che cosa potevano avere fatto queste persone, il poliziotto ha risposto: probabilmente hanno partecipato, sembra che abbiano partecipato a una manifestazione notata. E io ho detto: ma guardate che sono 15 anni che noi tutti che siamo qua partecipiamo a delle manifestazioni notate. E allora il poliziotto ha fatto come un salto in cappello, ma se non fossi notato non sarebbe successo niente. Allora gli ho detto: ma i diritti dell'uomo li conoscete, che nessuno può, che nessuno che può essere perseguito per reati di opinione. Dico, lo Stato, almeno in Italia, la persona è garantita per razza, religione e credo politico, e quindi c'era uno che traduceva in italiano e poi gliel'ha detto ai colleghi. Mi hanno lasciato stare lì. Nessuna bandiera, adesso lui ci ha messo il fazzoletto, ma non avevamo nessuna bandiera, nessun fazzoletto, nessun cosa di riconoscenza, non forse quello lì, però era dentro. Ma non... Che male, ma per me quando hanno svuotato lo zainetto che hanno trovato il volantino, sono stati un bel po' lì a leggere il volantino. L'autista dicesse due cose, perché la cosa grave è che lui non era un notavo che andava in giro a spasso, era un dipendente della ditta che faceva l'autista. Sì, io ero lì per lavoro e mi è stato detto che non avrei comunque potuto raggiungere Lione, quindi dovevo per forza tornare indietro. E mi hanno detto: lei è libero di scegliere. Di scegliere cosa, se tanto devo tornare indietro, mi fa, può tornare indietro col pullman e portarseli e portare tutti gli altri con lei, oppure può lasciare il pullman a qualcuno e tornare indietro in treno. Io non è che posso lasciare il pullman al primo che trovo. Potrei al massimo telefonare in ditta e chiedere se mandano un altro autista, però prima dovrei consultarmi con persone che ci sono fuori. E me l'hanno impedito. Confermato quelle che abbiamo deciso di ritornare indietro. Sì, ma io l'ho saputo dopo un'ora. Dopo un'ora? Sì, a me non dicevano. Poi dopo i poliziotti è venuto e ha detto, hanno detto, noi andiamo, partiamo insieme e ritorniamo sempre tutti insieme. Ce l'ha detto un poliziotto. Sì, l'ha detto la signora. In ultimo francese. Sì, ma il fatto è quel che e quando si è arrivato sul piazzale di Modano, no, sul piazzale in alto, il poliziotto è passato vicino al pugno, da fuori, contava col dito attaccato al finestrino, faceva così, due, non riusciva a contare tutte le persone che c'erano dentro. Sì, sì.
A te, quando gli avevamo dichiarato, quando eri idiota, no, che avevi 86 anni, hanno detto, a quello lì bisognerebbe spaccargli la testa. Ma va, sì. Ma te che non me l'ha detto? Perché me vedete che così, che qua gli facciamo fare. Facciamo finita. Perché che non me l'ha detto personalmente? Io ho ripetuto che ero lì, ho ripetuto più volte che ero lì per lavoro e non dovevo andare alla manifestazione. E loro mi hanno detto che non gli interessava niente, che io comunque a Lione non ci potevo andare, dovevo tornare indietro. E loro gli ho chiesto anche per la manifestazione di lunedì, visto che io lunedì avrei dovuto guidare il pullman che va a Lione. E loro mi hanno detto che io per tutto il weekend non posso andare in Francia per la manifestazione. Il weekend è lungo, compreso lunedì. Ha detto che non gli interessa niente, che poi da lunedì potrò tornare in Francia come e quando voglio. Sì, da lunedì sera. Avvocati francesi in Francia, diceva Prière, che ritengono estremamente grave una serie di atteggiamenti che hanno tenuto, tipo quello di togliere la batteria a lui, il fatto di non aver ritirato chi non si sentiva bene, il fatto di aver tenuto la gente, di aver fatto la perquisizione in mezzo alla strada, perché quello è veramente un atteggiamento che loro hanno detto arrogante, intollerante, non è previsto dalla legge, eccetera. Io credo però che ci abbiamo tutti riso un po' sopra, perché quando abbiamo visto arrivare i 30-40 poliziotti lì attorno non abbiamo non più riso. Più riso, no, dicevo quelli che erano scaricati, perché la cosa è stata presa un po' così, però io credo che invece debba essere veramente stigmatizzato questo comportamento, perché come ha detto il poliziotto a lui, no, la cosa estremamente grave è che questa è soltanto una questione di opinione, cioè noi siamo contro la linea ad alta velocità e quindi non possiamo partecipare, non abbiamo più i diritti degli altri cittadini. Il fatto però, qui adesso abbiamo dei legali, che loro abbiano scritto qua sopra delle cose assolutamente non vere, che abbiano trattato da pregiudicati delle persone che non hanno assolutamente nulla, che Mimmo che non ha mai ricevuto neanche un avviso di garanzia, gli sia stato contestato addirittura che ha incendiato un mezzo della polizia. Non l'ho mai visto. Allora, questi sono dei fatti gravissimi. Il fatto che a lui sia contestato il fatto, a Daniel che gli sia contestato il fatto di aver trasportato delle armi, quando in realtà lui non trasportava nessuna arma, aveva semplicemente le attrezzature che hanno tutti quelli che vanno in montagna a fare legna, a quelli della IB, eccetera. E quindi il fatto che siano segnalate queste cose, che a suo tempo erano state oggetto di una segnalazione dei carabinieri, ma che poi non sono mai state tradotte in determinati accuse, in determinati processi, questa è una cosa gravissima, perché questo significa che le polizie fanno circolare delle informazioni che non sono mai state sancite da un giudice, e questo è un dato gravissimo. E non fa proprio ridere. Mille parole, neanche 30 secondi. Io chiedo veramente che si possa fare qualcosa, perché queste sono informative che sono arrivate sicuramente dalla questura e quindi ci dispiace. L'altra cosa che io vorrei sapere è se esiste il diritto di conoscere su di me che cazzo di informazioni girano per l'Europa. Perché se esiste un diritto alla privacy, allora a questo punto uno deve avere il diritto di sapere che cazzo stanno raccontando in giro.
Queste sono le cose. Comunque anche quella, mi hanno detto, io non l'ho letto ancora, che sul sito della Repubblica sono state etichettate, cioè il nome e cognome mio, come delinquente. Sì. Pregiudicato. Anche quello è denunciato. Io adesso mi consulterò, ma ho fermamente l'intenzione di denunciare questo delinquente che scrive queste cose, perché chi scrive questo è solo un delinquente. Quindi sinceramente pensavo che il giornalista non era giusto per l'arrestare, ma io sto cambiando idea, questa gente è un prezzolato. Se è Numa è chiaro, eh. No, sarà troppo alto. Tanzilli della Repubblica. Ulsa? E Dulsa? No, Tanzilli. 14 più l'autista. No, 14 più l'autista. Aggiungo una cosa. Perché adesso è neanche indagato per fuoco d'arresto. Non è mai stato indagato. Non lo so. Punto centrale che adesso noi lunedì partiremo con 10-11 pullman dalla Valle di Susa, 12 pullman adesso. Quindi stiamo parlando di centinaia e centinaia di persone, penso un 600 almeno solo sul pullman. Mm-hmm. E da quello che è capitato oggi, loro con delle informative che sono totalmente false ci possono rimandare tutti indietro. Quindi la nostra intenzione, come sappiamo tutti, era di andare a mangiare la polenta in una piazza a Lione, andare lì per dimostrare che questa valle è contraria a quell'opera e loro si chiudevano dentro un palazzo e noi fuori dimostravamo con la nostra presenza l'opposizione di questa valle. Quindi stiamo parlando di opinioni, che vogliamo dimostrare la nostra opinione, e dall'episodio che è capitato oggi queste opinioni sembra che non possano essere portate in Francia. Quindi stiamo parlando di qualcosa che è veramente di una gravità assoluta che non penso di aver visto nella mia vita fino ad oggi, perché fino a che bloccano le frontiere per motivi di sicurezza quando si parla di cortei di un certo tipo possiamo andarle a contestare, ma possono avere una logicità. Adesso siamo nell'illogico, nel fascismo. Mi sembra che le cose sono lì. Ribadiamo però che noi lunedì partiremo tutti su quei pullman, cercheremo di portarci dietro ancora più gente, perché noi lì vogliamo arrivarci. E i francesi che adesso ascolteranno, perché chiaramente dall'Italia, come hanno fatto, manderanno le notizie in Francia, lo sappiano bene che noi quei pullman li riempiamo e partiamo per il Frejus. E la nostra intenzione è andare a mangiare la polenta a Lione. Se loro ci bloccano prima, poi diventa un problema con 600 persone. Questo è bene che lo sappiano tutti. Perché la libertà di manifestare una propria opinione deve essere ancora possibilmente lasciata libera. E se non se ci bloccano dall'altra parte della frontiera 10 pullman, non penso che sia una cosa tanto facile da gestire. Ho ricevuto una telefonata adesso da Brieri, c'è stato un deputato francese che ha parlato direttamente con il prefetto che ha seguito questa cosa. Il prefetto che ha seguito questa cosa ha fatto un'affermazione gravissima, ha detto che sono stati respinti perché l'autista è stato condannato per trasporto d'armi. E manifestazione. Pensate, già troviamo un agente per da cazzate. Il tipico atteggiamento dei notav che infilano le mele marce con le mele buche. Come la polizia. Però si contraddice col fatto che poi da martedì può tornare in Francia, allora. Sì, io ho chiesto specificamente come quanto durava questo divieto per capire se lunedì potevo ritornare. No, e mi hanno detto se sei un criminale, sei un criminale sempre. Durante tutta questa fine settimana. E poi mi hanno detto che se volevo tornare in Francia in vacanza. Allora, la terza cosa che hanno detto. Aspetta. La terza cosa che hanno detto è che lunedì ci sarà alla frontiera lo schieramento ovviamente di polizia,
ci saranno dei procuratori della Repubblica, che tutte le persone che arrivano verranno perquisite, come? Una per una. 600 persone. Sì, non hanno fretta, loro tanto da lì. E che quindi sappiano regolarsi quelli che vanno in là. Allora, e che verificheranno l'identità di tutti, verificheranno tutti, verificheranno tutto il resto. Allora, loro li hanno avvisati, questo deputato, li ha avvisati che lui si presenterà con un mazzo di fiori per darci il benvenuto assieme a un avvocato. Un avvocato francese. E gli ha detto che lui sarebbe venuto lì per controllare che tutto si svolgesse nel rispetto assoluto della legge. Il prefetto ha detto: per lei non c'è nessun problema, per l'avvocato le darò una risposta. Le farò sapere dopo. Allora, scusate, deputato, come si chiama? Prego, deputato. Se volete lo richiamo. È un europarlamentare. Tra l'altro noi avevamo chiesto se potevamo, perché quando ci hanno portato questi fogli da firmare, io ho chiesto se potevamo parlare con degli avvocati, ci hanno detto che non potevamo parlare con nessuno. E da quel momento in poi, mentre prima ci hanno lasciato quelli che ci guardavano. Non è vero, perché voi avete il diritto di... Ma quando mi il telefono, perché io vorrei un avvocato, si può chiedere. C'è scritto che si può contattare il consolato, c'è scritto su quei fogli, è diritto di chi è privato. Diteglielo. Perché noi ci stavamo confrontando, possiamo non rispondere, magari non rispondiamo e chiediamo di parlare ai avvocati. Perché noi ci dicevamo anche, speriamo che la cosa però non ci faccia perdere magari ulteriore tempo, perché speravamo ancora di poter naturalmente almeno andarci all'ora. E quindi se sta cosa creava dei ritardi, cioè se c'era solo da firmare e andare via, avremmo fatto così. Invece ci hanno detto che non potevamo telefonare agli avvocati, quindi è andata poi così. Magari sentiamo gli avvocati. L'unica cosa che possiamo dire è questa, noi questa mattina siamo stati costantemente in contatto con loro, con quelli che potevano parlare, e abbiamo anche cercato di capire che cosa stesse succedendo. I carabinieri, per il boss del capitano, ci ha detto che loro non erano a conoscenza, ma non partiva sicuramente. Loro sapevano che questo pulmino sarebbe stato fermato e avrebbero identificato tutti e fatto tutti i controlli e le verifiche sui singoli soggetti. E abbiamo poi sentito anche la Digos ci ha detto, il servizio più funzionale della Digos, che non partiva assolutamente da loro. Se puoi confermare, perché ce lo dico. Questo mi dico ancora il problema secondo me è che forse è proprio vero, perché se fosse vero che tutto partiva dalla Digos, io vi dico, sarei molto meno preoccupato, perché vuol dire che in qualche modo la polizia italiana, la polizia politica italiana, formula delle richieste all'estero e le richieste vengono accolte. Probabilmente non è così, probabilmente invece gli ordini sono partiti, e si diceva prima che sta verificando questo, sono partiti o dalla polizia francese o dalla nuova polizia europea. Ieri dovrebbe darci questa risposta, perché ci stanno informando in un giornale, cosa che non sappiamo ancora. Per cui vi dico, secondo me questo è un fatto ancora grave. Poi è certamente vero che la Digos ha mandato una serie di informazioni sui singoli soggetti, però ci sono elementi assolutamente strani. E l'elemento strano, se volete, tanto lo sappiamo perfettamente tutti, è che Guido è stato in galera. E invece Guido non è stato fermato, perché non ci sono degli elementi stridenti. Perché non gli ha dato neanche documenti al bagno. Quando hanno requisito i documenti all'inizio, alcuni di noi erano in bagno.
sono stati fermati, è lì che hanno avuto le informazioni. Però vi dico, delle persone che volevano avere le informazioni. Cioè, questo è un fatto assolutamente grave, tra l'altro abbiamo già sentito una serie di avvocati francesi, dovrebbe già essere arrivato loro questo provvedimento perché stanno studiandolo per verificare se impugnarlo. È vero che una qualsiasi decisione arriverebbe comunque dopo il termine di scadenza del provvedimento stesso, ma è altresì vero che nel momento in cui fosse assolutamente illegittimo sarebbe assolutamente importante che un tribunale pronunciasse di legittimità. Gli avvocati francesi lo stanno studiando, dovremmo sapere qualcosa domani o dopo per vedere, per decidere se impugnare o meno il provvedimento. Io adesso però vi faccio un discorso leggermente diverso, più ampio. Tenete presente che noi ci stiamo rendendo conto quotidianamente di che cosa sta accadendo. Nell'ultima settimana è successo di tutto. Sappiamo che cosa ha fatto la procura del Tribunale per i minorenni nei confronti dei ragazzi, lo sappiamo perfettamente, lo sapete voi. A me poi, io vi dico, ho avuto modo di parlare col Presidente del Tribunale, anche con il Procuratore Capo. Il Presidente del Tribunale non ne era assolutamente conoscenza, ma l'ho assoluta certezza, perché poi in realtà non si è mosso il Tribunale del Tribunale, si è mossa la Procura. Non lo so, anche se il Procuratore Capo mi ha detto che non era conoscenza, dottoressa Baldelli, che non era conoscenza di questo provvedimento e che comunque da questo momento in avanti tutto ciò che in qualche modo connesso con il problema Tava sarebbe partito da lei e sarebbe stato valutato con assoluta attenzione, era molto dispiaciuto. Uno di loro, Luca Anselmo, ha subito in una mattinata una perquisizione, ma attenzione, per dei fatti risalenti nel tempo e per dei fatti per i quali, se solo la procura avesse voluto condurre delle minime indagini, avrebbe avuto l'assoluta certezza che non c'entrava alcunché. Tenete presente che nell'arco di una mattina ero a casa di Luca Anselmo, ovviamente nell'arco di un'ora avevo già acquisito una serie di nominativi e di persone che verranno a testimoniare che Luca non era neanche lì. Tenete presente che sono partiti degli altri procedimenti contro, anche qui, contro Luca, contro Martina Case e contro Dana per dei fatti, no, queste sono frasi, loro sono partiti perché avrebbero danneggiato il citofono e avrebbero verniciato il cancello della Geomont, e anche questo è assolutamente falso. Noi abbiamo dei testimoni che ci dicono che cos'è effettivamente successo, loro non hanno posto in essere alcunché. L'elemento drammatico, ve lo dico con assoluta certezza e vorrei essere smentito, tra l'altro l'ho ribadito anche nell'apertura del procedimento, è che i giudici, cioè la Procura della Repubblica, in realtà non sta conducendo indagini, semplicemente prende tutto ciò che viene fornito dalla Digos e lo riporta, per cui chi conduce le indagini oggi è solamente la Digos, e ahimè la Procura della Repubblica fa ben poco. Ci troviamo di fronte a delle situazioni veramente incredibili. Sappiamo quali sono state le ultime misure cautelari pronunciate, abbiamo qualcuno che ha subito la misura cautelare. Tenete presente che nel fascicolo, e avremo le copie anche perché ovviamente abbiamo già presentato per tutti, credo per tutti, se non oggi, in questi giorni verranno presentate, il ricorso al Tribunale del Riesame. Ebbene, nel fascicolo ci sono tutta una serie di informative su tutti i soggetti in cui ci sono delle segnalazioni, ma la cosa divertente è che per la quasi totalità di queste segnalazioni comunque c'è l'archiviazione perché il fatto non sussiste. Allora noi abbiamo dei fascicoli per tutti i soggetti dove ci sono 15 segnalazioni, una non hanno ancora trattato e 14 archiviate perché il fatto non sussiste. Per cui stanno acquisendo delle informazioni sapendo perfettamente che queste informazioni sono assolutamente fondate e comunque li tengono all'interno dei fascicoli personali. Per cui io credo che ormai la situazione sia questa. Chiaro che è scandaloso, ma vi possiamo garantire che noi quotidianamente, andando a verificare i vostri fascicoli, andiamo a vedere numerosi elementi scandalosi. Voi sapete che noi abbiamo presentato numerosissime querele. Io vi posso dire che
perlomeno quelle da me presentate hanno ricevuto nella quasi totalità delle richieste di archiviazione della procura. L'elemento positivo è che quando noi ci opponiamo a questa archiviazione i giudici fissano l'udienza per valutare e in più casi i giudici istruttori hanno detto che degli elementi fondati nelle tesi sostenute dalle parti lesi ci sono, sull'esistenza del reato ci sono. Tenete presente che io vi racconto il fatto recente di quel signore di Rivoli, del quale non ricordo più il nome, che ricevette un candelotto alla gamba tirato dal terzo uomo. Ebbene, il procuratore della Repubblica richiese l'archiviazione, ma il fatto grave non tanto perché non è possibile individuare il soggetto a cui ha sparato il lacrimogeno, che a questo punto noi lo sappiamo che bene o male si chiuderanno tutte in questo modo, ma ha richiesto l'archiviazione ritenendo che in capo agli agenti ci fosse uno stato di necessità e che di conseguenza era giustificato il loro comportamento. Queste indagini sono state condotte solamente dalla Digos, tant'è che nella mia opposizione ho stigmatizzato questo comportamento perché ritengo assolutamente scandaloso, perlomeno scandaloso, e l'ho scritto al giudice e vi dico che mi sono permesso di dire al giudice che quello che chiedono i manifestanti notarlo nel momento in cui vengono condotte queste indagini è che si utilizzi lo stesso criterio, la stessa attenzione che viene utilizzata quando vengono condotte delle indagini contro i manifestanti, perché noi chiediamo semplicemente questo, noi abbiamo tutte le volte che vengono condotte delle indagini contro i manifestanti dei fascicoli di questo volume, anche perché fanno di tutto e di più per la loro identificazione, e se i manifestanti hanno commesso dei reati va bene, perché i reati devono essere puniti. Noi riteniamo che altrettanti reati vengono commessi dalle altre parti e che purtroppo ci sia poca attenzione nell'andare a individuare questi. Allora io credo che quanto è successo oggi si collochi perfettamente in questo disegno. E vi dico come il timore, ma ve lo dico con, purtroppo, essendo abbastanza convinto di ciò, come il timore che nei prossimi mesi la situazione non solo non cambierà, ma rischia di peggiorare. Anche perché avete visto che stanno partendo tutti i procedimenti e ne arriveranno altri. Ma io vi dico, ci sono delle cose scandalose, sia a livello mediatico, sapete cosa dicono i giornali, pensate solo al caso Richetto, semplicemente perché leggeva sul Frecciaroccia cosa è successo. Ed è una cosa scandalosa, perché i valsusini viaggiano sui treni ad alta velocità. Io rivendico il fatto che viaggio sul Frecciaroccia, o se vado a Parigi prendo il piacere, l'abbiamo sempre detto. Però si cerca di distogliere l'attenzione e di denigrare non solo Francesco Richetto, ma tutto il movimento. Allora vi dico, per Francesco Richetto, ma vale anche per lei, perché ho avuto modo di vedere tutte le fotografie, è scandaloso, ma lo dico con assoluta franchezza, è scandaloso che sia stata combinata una misura cautelare. Francesco Richetto è ripreso in 10 fotografie e in quelle 10 fotografie non è neanche mai collocato davanti alla porta, perché non ha fatto assolutamente nulla. Eppure il giudice ha firmato questo provvedimento, ma quello che dico per Francesco Richetto vale per lei, perché per tutte le fotografie viste, vale per tutti i ragazzi che hanno l'obbligo di firma, per cui a noi pare che si stia alzando il tiro, a noi pare che la Digos stia facendo un lavoro che ben sappiamo e purtroppo la procura, secondo noi, non sta approfondendo in modo adeguato le indagini, ma facendo proprio tutto quello che sta facendo la Digos. Allora io vi dico, questo è un fatto grave, tenete presente che ho come l'impressione che nei prossimi mesi dovremo affrontare delle situazioni perlomeno altrettanto gravi. Questo sotto l'aspetto giuridico. Darci, a me è venuto un dubbio per una cosa, dato che io ho fatto il testimone per Marinella, che è stata picchiata via Col di Mosso, che era l'unico testimone presente. Che ho dichiarato che c'erano i 4-5 poliziotti che si accanivano in mezzo al momento, eccetera eccetera, e quindi sicuro che facevo il consigliere comunale, che ero lì vicino, che cercavo di salvaguardare, quindi avevo tutto, hanno cercato di farmi cadere spesso in qualcosa per cercare di farmi ritirare quello che dicevo, quello che dicevo, dicevo no, ho visto perché ero vicinissimo, non vorrei che a quel processo che potrebbero avere qualche problema di un testimone che assolutamente è certo e quindi
non avendo precedenti, hanno voluto screditare in questo modo la mia testimonianza futura. No, no. Allora, il deputato francese si chiama Noël Comunod, Como, Otranto, Milano, Milano, Udine, Napoli, Otranto, Domodosso. Ti dico una cosa, io non credo che siano così bravi. Io come questa impressione non credo che siano così bravi. Credo che questo sia nuovamente un boomerang come tutta una serie di altre. Dicevo prima, tenete presente che il Tribunale del Riesame più di una volta ha mentito totalmente la Procura della Repubblica e i giudici che avevano combinato le misure cautelari e togliendo le misure, e anche la Cassazione, togliendo, revocando le misure cautelari, ma attenzione, non perché non esiste il pericolo che il soggetto commette un altro reato, ma perché non riteneva assolutamente sussistenti i gravi indizi che i giudici ritenevano invece sussistere, per cui ha dato una misura completamente differente rispetto a quella data dalla Procura della Repubblica e dal giudice criminale. Per cui noi crediamo ancora che nei processi si possa discutere e si possono dimostrare tutta una serie di situazioni assolutamente reali. Certo è che dovremmo affrontare dei momenti non così semplici, bene presenti, ma ve lo diciamo perche ne siamo assolutamente consapevoli, anche avvocato Don Giovanni vicino a me, che in più relazioni delle forze dell'ordine si legge che ci sono i soggetti più violenti e ad un certo punto escono da questo gruppo alcuni avvocati che più di una volta hanno scelto l'avvocato Borgiovanni, l'avvocato Dia, Vitale e altri avvocati. Per cui noi non siamo così convinti che entro breve anche noi non saremo indagati. Noi sappiamo perfettamente peraltro che Numa proprio la settimana scorsa ha chiesto che il Consiglio dell'Ordine, cioè il nostro Consiglio, assuma dei provvedimenti. Qui anche noi dobbiamo fare molta attenzione e siamo a rischi. Io voglio solamente indicare la solita cosa che dico sempre a tutti quanti da quando sono iniziati i procedimenti penali, no? E anche le attività di polizia, non solo di polizia giudiziaria. Cerchiamo di capire bene che questo non è null'altro che la reazione alla bontà di questo movimento. La bontà di questo movimento è quello che è riuscito a capire esattamente quali sono le criticità di quest'opera. Per cui vi chiedo veramente a tutti quanti di continuare a battervi sul merito dell'opera e di, diciamo, non prendersi a braccetto con questo tentativo ormai riuscito di trasformare la questione di merito sull'opportunità o meno dell'opera in una questione di ordine pubblico. Questo è successo, questo noi non speravamo che non arrivasse fino ai vertici dello Stato italiano, ma ormai abbiamo, diciamo, non la sicurezza, ma lo si sente, lo si palpa anche da determinate dichiarazioni della Cancellieri e anche attraverso una sorta di, voglio dire, di parallelo con ciò che sta accadendo a Taranto e a coloro i quali lavorano o comunque sono ammalati o sono morti del cancro del Giulia di Taranto. La Cancellieri sempre e comunque, se c'è un problema politico di gestione sia della cosa pubblica, e la cosa pubblica più importante è la salute pubblica, lei non indica che c'è questo problema, ma indica che può derivare un problema di ordine pubblico. E su questo io voglio essere veramente molto fermo, anche perché la scuola della Cancellieri, e qui io mi troverò veramente domani magari qualche avviso di garanzia, la scuola di Cancellieri fa parte della stessa scuola di Ferrante, che è colui il quale sta gestendo, ha gestito fino adesso l'Ilva di Taranto. È una determinata scuola molto particolare all'interno del Viminale. Per cui io credo, sono d'accordo anche con Danilo, che non è arrivato dalla Vigos, ma direttamente dal Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Interno è colui il quale dà comunque la spalla a soggetti che hanno dato il là al tentativo riuscito, ormai mi spiace, di trasformarla in una questione di ordine pubblico, la questione riferita alla fratellità. Sappiamo benissimo che stiamo parlando di esposi. No.
e questo è ben conosciuto anche da alcuni consiglieri regionali, non sto parlando dei 5 Stelle ma del PD, ci sono soggetti come Lepri che ha già dichiarato che Esposito ha degli interessi che vanno al di là dell'interesse politico rispetto. Per cui il mio invito è proprio quello di non cadere ormai in questo trappolone ormai creato, lo conosciamo benissimo, della questione riferita alla repressione. Continuiamo a batterci sulle questioni di merito perché, e questo è il nostro punto forte, ed è per quello che ci stanno in qualche modo colpendo e accusando e trasformando in una questione di un'ultima cosa, la questione della Procura della Repubblica di Torino. Ciò che ci dà piuttosto noia, in special modo per quanto riguarda tutti gli atti, quelli che hanno poi permesso alle forze dell'ordine di eseguire, di avere un'ordinanza di cautelare rispetto ai fatti del 3 e del 27 di luglio. Bene, vi dico, abbiamo visto i fascicoli, qui di Faldoni ce ne sono immensi. Io ho visto solamente due deleghe da parte della Procura della Repubblica alla Polizia Giudiziaria per effettuare delle indagini. Una di queste era per verificare cosa c'era dentro all'interno di uno zaino. Questo per spiegare che cosa? Spiegare che le investigazioni compiute per i fatti del 3 e del 27 di luglio non partono dalla Procura della Repubblica attraverso deleghe alla Polizia Giudiziaria, ma sono autonome della Polizia, che io non lo chiamo più Polizia Giudiziaria, ma potere esecutivo. Allora, nel nostro sistema, che sapete benissimo, Montesquiano, francese, l'hanno creato loro, potere legislativo, potere esecutivo, potere giudiziario, ormai a Torino, no? C'è una sorta, come dire, di soccombenza rispetto al potere esecutivo. E questo è veramente la rottura di ogni sistema democratico costruito sulla tripartizione dei poteri. Per cui è il potere esecutivo che sta dettando legge sulla procura. E questo è, voglio dire, non è scandaloso, è antidemocratico. Montesquieu non insegnano più. Comunque c'era... Così per informazione, quando stavamo fermo lì dopo due ore che stavamo qui al freddo di Roma, ha chiamato un assistente di François Alfonsi, eurodeputato per Costa, che voleva sapere che cos'è, perché lui voleva intervenire. Mentre parlavo, un poliziotto, sempre che ci teneva una sorta osservazione, che non eravamo ancora niente, stavamo solo aspettando i documenti. Mi ha preso e mi ha detto, mi ha fatto abbassare il finestrino, chiudi subito quello. E io gli ho detto, guarda, non posso parlare, come non può parlare? Non posso parlare, non vuole la poliziotto, questo mi ha messo la mano e me l'ha chiuso. Tant'è vero che lui mi ha mandato un messaggio subito dopo, che con l'espressione cazzo, dice, per dire che cosa succede. Quindi c'è anche questo signore presente, quando eravamo ancora su, che non stavamo ancora niente legato, il comportamento abbastanza prepotente e violento che è stato attuale. Alla testimonianza di questo signore qua, che mi stava parlando in quel momento, che ho visto che mi è stato impedito di parlare con lui. Io volevo dire ancora una cosa, che naturalmente mi auguro che non ci sia nessuno che torni sui propri passi e che quindi lunedì si vada tutti, e soprattutto andateci soprattutto per noi tre che non ci possiamo mettere piede, perché per questi giorni noi non possiamo farlo, però invece sarà importantissimo che ci deve essere una partecipazione grossa, come già la prevista, al massimo aumentare, e non dobbiamo sentirci intimiditi, anzi dobbiamo pensare sempre che se siamo in tanti, tutte le cose che possono succedere hanno un peso condiviso, e noi abbiamo bisogno di andare avanti perché abbiamo bisogno di vincerla questa battaglia, perché non solo non possiamo tollerare la presenza dell'opera in valle, ma non possiamo tollerare che uno stato di polizia si insedi in Val di Susa, una valle che la democrazia l'ha difesa dando la vita dei propri figli, e quindi penso che ci sia molto cara qui la possibilità di essere liberi, e quindi dobbiamo continuare a farlo anche per questo. Alberto, posso dire una cosa per non lasciare l'avvocato Bongiovanni solo nel rischio di prendersi una vita di garanzia? No, due cose. La prima è di carattere, se vogliamo, tecnico, ma ovviamente politico. Quando
come presidio Europa, no? Sapete cosa voglio dire con questa sigla che usiamo da un po' di tempo, che se vogliamo è l'origine di questi incidenti, perché l'avanzo e tutto quanto insomma, ha portato a questa situazione, nasce dall'idea di coordinarsi meglio con i francesi, anche grazie al fatto che nel frattempo in Francia sta montando una protesta. Non so se avete visto il titolo di Le Monde di oggi online, che dice: questa protesta sta creando grandi problemi a Hollande, anche perché è messa assieme a quella di Notre-Dame-des-Landes e di conseguenza crea una frattura tra i socialisti e gli ecologisti, gli alleati di governo, eccetera eccetera. Allora, dicevo, come preside Europa, una delle cose su cui ci si era allarmati più di un anno fa, e dico anche chi si è allarmata, Sabine Breitigam, che è di nazionalità tedesca, come sapete, chiede, ma non ha ancora ricevuto, chiede insistentemente da molto tempo la cittadinanza italiana, ma non le è stata concessa perché probabilmente il fatto di essere una notav non l'aiuta, no? In tal senso. Io poi perché diavolo voglio la cittadinanza italiana, non l'ho mai capito. Se vuole posso fare cambio, no? Allora, Sabine Breitigam si era molto preoccupata di Europol, la cosa di cui si è parlato un po' di minuti fa, no? Dicendo: beh, ma questa roba ha delle caratteristiche istitutive che sono talmente stravaganti che la signora Merkel, cioè la causa di tutti i nostri guai, no? Secondo la scuola di pensiero del presidente Napolitano e del presidente Monti, la signora Merkel ha detto che lei non firmerà mai questa convenzione, perché così come congegnata questa cosa assomiglia alla Gestapo. Parole attribuite alla signora Merkel. Non mi risulta che lo Stato tedesco abbia ratificato la convenzione per la partecipazione a Europol. L'Italia e la Francia sì, no? Ecco, quindi mi pare che questo debba essere un elemento di riflessione da aggiungere a quelli che sono stati detti fino adesso. L'altro elemento di riflessione che mi piace aggiungere, invece preferisco direttamente quello che ha detto l'avvocato Don Giovanni un momento fa, è che io credo che la caratteristica di questo movimento sta emergendo proprio nel fatto che anche questi poveri ignoranti, no, della gendarmeria francese hanno preso di mira il fra Taranto, Ilva, che Buon Giovanni ha evocato, ma io ci metterei dentro anche gli F-35, sì. Ci metterei dentro, insomma, le cose a cui abbiamo sempre fatto riferimento, che caratterizzano la situazione italiana in questo momento. La differenza fondamentale è che a Taranto, adesso non so se Maurizio che qui la pensa come me o mi smentisce, ma a Taranto un movimento con le caratteristiche proporzionalmente forte come il movimento Notav non esiste. Cioè, a Taranto sono 30 anni che lottano contro questo cancro, ma diciamo che lottano più o meno come abbiamo lottato anche noi contro la Beltrame, vale a dire, era una cosa un po' accessoria rispetto alla questione Notav, no? E quindi è un qualcosa nel quale chi viene criminalizzato in questo momento, vale a dire la Procura della Repubblica, perché in questo caso c'è una Procura della Repubblica che probabilmente agisce, a differenza di quella di Torino, autonomamente, e ordina a Guardia di Finanza, a Polizia e a Carabinieri di svolgere determinate indagini, mentre qui invece si prendono per oro colato le loro informative. Ecco, questa Procura della Repubblica è oggi considerata alla stregua dei notav, né più né meno. C'è qualcosa, secondo me, di ancora più grave, che mi attirerà probabilmente un avviso di garanzia molto più grave, perché c'è di mezzo il vilipendio, che consiste nel fatto che c'è un'altra procura, quella di Palermo, che ha caratteristiche a mio giudizio confrontabili. Vale a dire, a Palermo c'è una procura che ha provato a chiedersi se quei disgraziati che abitavano in via di Georgofili a Firenze, no, avevano o no una qualche colpa biblica per cui dovevano morire nel sonno, no, perché c'era qualcuno che doveva fare degli atti dimostrativi per avviare una trattativa tra lo Stato e la mafia. Ora, la procura di Palermo, a cominciare da Ingroia, che ha dovuto emigrare e andare a fare un altro mestiere, no, è stata considerata non da uno qualsiasi, ma dal capo dello Stato, dal garante della Costituzione, dal capo sia
formale dell'esercito, no? della italiano, ma anche della magistratura attraverso il Consiglio Superiore della Magistratura, anche se io non sono un tecnico e quindi non so quali siano gli aspetti insomma pregnanti di questa sua funzione, però questo signore ha accusato sostanzialmente, lo dico con parole da cittadino normale che pur avendo fatto un anno di giurisprudenza, non avendo dato neanche un esame, non ha assolutamente competenza al riguardo, questo signore ha sostanzialmente accusato, no, il Tribunale di Palermo di voler indagare sulla correttezza del suo comportamento per aver lui promesso, o quanto si evince insomma da quello che sta agli atti, a un suo amico, collega e simpatico compagno di merende che si chiama Nicola Mancino, una certa tutela rispetto alle implicazioni che Mancino medesimo parrebbe poter avere nella questione della trattativa Stato-mafia. Allora, anche su questa roba qui, non è che ci sia un movimento, ci sono le agende rosse, per carità. Io sono andato davanti al Tribunale di Torino la settimana scorsa, c'era un gruppo di ragazzi delle agende rosse che dimostrava perché si apriva proprio il processo di Palermo ed era organizzato presso tutti i tribunali italiani, buona parte dei tribunali italiani in questo momento di mobilitazione, ma c'erano 12 persone. No, io ho fatto numero in questa circostanza qui perché ero uno in più, ho chiamato al telefono una mia amica che è venuta lì e abbiamo fatto 15, no? Invece di essere solo in 12 o 13 loro. Quindi io credo che anche su questa vicenda qua non ci sia dietro la mobilitazione, non ci sia in proporzione. Se fossimo in proporzione come i notavi in Val di Susa, avrebbero dovuto esserci davanti al Tribunale di Torino almeno 2-3 mila persone, no? Fatto conto di quanti abitanti ha Torino, e staremmo parlando comunque di un'elite. No? Allora, quello che dà veramente fastidio del movimento notav è non tanto la questione, perché per me, francamente, in questo momento è molto più grave la trattativa Stato-mafia, è molto più grave la questione dell'Ilva, dove ci sono di mezzo dei bambini che muoiono di tumore tutti gli anni, no? Che non la questione della Torino-Lione, tanto più che si sta riducendo a un cazzo di buco del culo, no? Lungo un quinto di quello che era il progetto iniziale. Ma è il fatto che c'è a livello della Val di Susa, e non solo più della Val di Susa ormai, una presa di coscienza che non ha uguali in tutto il resto del territorio. Allora, come è stato già detto, e su questo scopro l'acqua calda e concludo, come è stato già detto, noi siamo un virus pericolosissimo da isolare, e sotto questo aspetto questo virus accusato di eversione, no? Sostanzialmente di eversione dell'ordine costituito, è un virus che è ancora peggiore di quello rappresentato dalla Procura di Taranto o da alcuni magistrati di Taranto e dai magistrati di Palermo. Ecco, allora sotto questo aspetto io sono completamente d'accordo. Credo che nei prossimi giorni, a cominciare da me che sarà parlato adesso, noi dobbiamo aspettarci una situazione ancora più complicata, ancora più difficile. Però concludo con una nota, non dico di ottimismo, ma di speranza ragionevole. Però il fatto che per ieri ci abbia appena mandato delle mail Alberto Perino a me in attesa del comunicato stampa poco fa, dove si dice che il movimento NOTAV e il movimento LGV formalmente in Francia hanno deciso un'azione comune e coordinata, perché questa che sta succedendo è comunque il furto di denaro non solo più ai francesi e agli italiani ma anche agli europei, e quindi che questo movimento deve proseguire su questa strada di europeizzazione. Allora, questa cosa, conclude Prieri, e penso che nel comunicato stampa questo ci sarà scritto, questa cosa ci rende molto più forti di prima, e non ci fermeranno fermando un pullman o 10 pullman alla frontiera. Ecco, sotto questo aspetto io credo che noi dobbiamo continuare con la determinazione che ci veniva suggerita e, come diceva Buon Giovanni, soprattutto concentrandoci sul merito, perché sul merito, a cominciare dal figlio della cancellieri, dipendente di Ligresti, c'è un sacco di gente che ha dei problemi. Voi sapete che è in corso questo procedimento per i fatti del 3 luglio e del 27 luglio, sapete che il 27 giugno si è scusata, sapete che questo procedimento è un procedimento importante, sapete che ci sono costituiti parti civili, tutti i sindacati di polizia,
oltre a numerosi agenti che si dicono danneggiati. Ebbene, tenete presente una cosa, secondo me questa cosa è assolutamente sintomatico del fatto. Io ho l'assoluta certezza che tutti sappiano che il movimento NoTav non è violento. E la consapevolezza è dovuta da questo dato. Innanzitutto in questo procedimento pendente si costituiranno parte civile e vi dico, io non sono molto molto anziano ma ho numerosi anni di attività, vi dico che non è mai capitato, non è mai successo, ho avuto modo di parlare con i colleghi, anche quelli più anziani di me e anche quelli che non fanno parte di questo procedimento perché non assistono. Alcuni imputati mi hanno detto la stessa cosa. Sappiate che in questo procedimento si costituiranno parti civili. La presidenza del Consiglio, il Ministero della Finanza, il Ministero dell'Interno e il Ministero della Difesa. Ebbene, nessun avvocato mi ha mai detto di aver avuto una situazione di questo tipo. Perché vi dico che loro sanno che il movimento NoTav non è pericoloso? Perché di fronte alle situazioni pericolose non si costituiscono parti civili. Nei procedimenti per mafia non si sono mai costituiti parti civili. Per cui sanno perfettamente che non è il movimento NoTav non è pericoloso. E la prova evidente è che in questo procedimento si costituiscono parti civili, credo per la prima volta nella storia. Ritengo, posso anche sbagliarmi, ma certamente sarebbe una delle rare volte, si costituiscono tre ministeri e la presidenza del Consiglio, al di là della legittimità che poi andremo a valutare noi. Questo è un ulteriore dato che è bene che tutti conoscano. Volevo dire un'ultima cosa, adesso viste gli eventi, io non mi preoccupavo, pensavo, avevo detto più o meno alle 6 per dare un'indicazione. Le 6 parte da Chiomonda, le 6 parte dal Mesa, le 6 parte da Bussolena, le 6 parte da Sant'Antonio. E quelli di Milano però, di Milano e di Torino, dato che per raggiungere il posto ci aspettavano i mezzi pubblici, hanno segnalato questo, ritardano, uno parte alle 6 ma gli altri uno alle 6.40, l'altro alle 6.30 sempre. Sarebbe opportuno forse, non lo so, andare tutti assieme, cioè in colonna, quindi forza. Però adesso non posso io comunicare a tutti, sono 630 i partecipanti, perché io ho i pullman da 53, ho preso, sono 53, adesso ho liberato tre posti, chi vuole fare due posti, l'autista che non so se è riuscito o se non è riuscito. E quindi un po' di pazienza, no, devo mantenere quegli orari, lo scriveremo, cose, prendetelo con calma, spargiamo la voce che l'orario rimane quello per chi non riesce ad accedere, però poi si prenderà con calma, poi a salvo forse che... Sono gli altri tre di Torino che arriveranno un po' tardi, lì fa freddo, aspettare un po', comunque vanno piano piano. Anche l'autobus, andare tutto assieme, perché a questo punto noi non si pensava una cosa del genere, io sinceramente. Un pulmino che sembrava più che andavamo a un ricovero vecchio, no? Ma io infatti dicevo, guardate che io sono il più giovane, ho 64 anni, vi rendete conto? E quindi ho fatto vedere la faccia lì, ho detto dalla moglie, no? Ma vedete, guardatevi, smettetevi a guardare lì, a guardare, faceva così, Quindi un pulmino piccolo, perché si parla di un pullman, era un pullman da 14, eravamo in 14, non è che eravamo, se è successo questo, quindi abbiamo avuto l'esperienza, forse tutto sommato è andata bene, abbiamo avuto un'esperienza di stare preparati ma non temere, che tanto voglio vedere, di tenere tutto un giorno tutte queste persone. Bimbo, Bimbo. Posso parlarglielo? No, dai. No, ah no, aspetta, aspetta. Sì, sono io.
per una volta si